sull'acqua, perché poi normalmente si ricorda quel referendum come il referendum acqua bene comune contro le privatizzazioni, in realtà no, è un referendum sui servizi pubblici locali, quindi voi state attuando in questo momento in maniera, diciamo, molto corretta, quindi io direi neanche coraggiosa, proprio come un impegno verso 27 milioni di cittadini, verso la comunità di Latina ovviamente, ma verso 27 milioni di cittadini state adempiendo ad un dovere costituzionale, quello che dovrebbero fare tutti i comuni, cioè quello di seguire una scelta che nel 2011 27 milioni di cittadini fecero a fronte, e non c'era nulla di ideologico, ma a fronte di un processo di privatizzazione forzata che si era smarrito a partire dal 2001-2002, portando a esiti profondamente negativi dal punto di vista della qualità del servizio, dal punto di vista dei costi, dal punto di vista proprio della tutela delle esigenze primarie dei cittadini. Un vero e proprio fallimento. E quindi i cittadini hanno percepito, a partire dal 2001-2002-2003, non solo per quanto riguarda la gestione del servizio idrico, ma in generale per i servizi pubblici locali, potremmo parlare anche dei servizi su gomma e trasporto pubblico locale, quindi non solo acqua e rifiuti, ma anche trasporti, percepito, diciamo, il fallimento di una privatizzazione forzata votando contro e in quel modo dando la possibilità ai comuni di poter fare delle scelte. E poi guardate, è anche questa un'applicazione di un principio costituzionale, chiamiamola sussidiarietà, chiamiamola, diciamo, la possibilità da parte del livello di governo più vicino ai cittadini di poter scegliere il proprio modello di gestione. Quindi il sindaco fatto questa scelta, chiamiamola coraggiosa, lo chiamo atto dovuto di adempimento ai doveri costituzionali, l'ha fatta con un metodo partecipato, perché dicevo, mi sono conosciuto perché credo sia la quarta volta sul tema rifiuti, ritengo che la prima volta spuntato con la maggioranza, poi con l'opposizione, poi con tutto il Consiglio, poi con oggi appunto con la comunità, con i rappresentanti, la comunità di Latina. Ci si aspetta tanto? Beh, io direi sì, ci si aspetta tanto, è un'azienda speciale, è un'impresa pubblica, non ha nulla a che vedere con le vecchie municipalizzate che andavano, diciamo così, a gravare sul bilancio del comune, ha un suo patrimonio, ha una sua autonomia imprenditoriale, ha un suo budget, ha una sua governance ben precisa. Ovviamente però quello che i cittadini noteranno e dovranno notare attraverso una sapiente governance, quella che vi apprestate appunto a fare per l'azienda bene comune Latina legata ai rifiuti, ecco, è quello di non avere la percezione che sia un soggetto terzo rispetto a voi. Questo è importante, cioè l'azienda speciale, essendo gestita e regolamentata, essendo soggetto di diritto pubblico ed essendo quindi sottoposta ad una normativa di diritto pubblico, non appare così come appaiono normalmente le società che sono disciplinate dal diritto civile, dal diritto societario, dal diritto commerciale, non appare come un soggetto terzo, estraneo, lontano, soggetto che vive le vicende appunto di crisi economica, finanziaria. Voi sapete che l'azienda speciale ha un sistema in qualche misura, diciamo, che garantisce molto di più rispetto alle società e alle operazioni, proprio perché è sottoposto ad una normativa di diritto pubblico, ma nello stesso tempo non determina neanche quella discontinuità netta che invece ovviamente poteva determinare le vecchie aziende municipalizzate che non avevano una personalità giuridica, che non avevano un proprio budget, che non avevano un proprio quindi patrimonio, che non avevano una capacità di agire distinta. No, chiaro, le grandi direttive, no? Politiche, verranno le grandi scelte di indirizzo, chiamiamole così, le grandi scelte di indirizzo politico verranno dal sindaco, dall'amministrazione, dagli assessori, dal consiglio comunale ovviamente, che dovrà deliberare sugli atti di indirizzo, ma poi ci sarà la vostra del management, autonomia gestionale. Questo è un dato molto rilevante, per cui diciamo c'è una sorta, cioè non parlo di, come dire, una sorta di interruzione o di discontinuità assoluta. Non parlo in questo senso perché? Perché
comunque dal punto di vista previdenziale, dal punto di vista fiscale, dal punto di vista dei rapporti di lavoro, ci sarà sostanzialmente una continuità, ma in una veste diversa e attraverso regole che sono le regole che non devono, come dire, che non sono orientate, così come fisiologicamente sono le società per azioni, cioè ai profitti, ad una sana gestione, ad una buona amministrazione che porta appunto un pareggio di bilancio, che obblighi l'azienda a reinvestire appunto nelle attività e che quindi sostanzialmente si vuole buona amministrazione per gli interessi, i diritti, soprattutto e prevalentemente e esclusivamente direi dei cittadini. Quindi quello che emerge appunto dalla Costituzione dell'azienda speciale è questo, cioè il fatto di non vedere un soggetto terzo che è, come dire, in qualche modo assillato non dall'idea, perché il diritto societario, questo vuole, il diritto privato del profitto, invece no, pareggio di bilancio, buona gestione, sana gestione, buona amministrazione e in bocca al lupo.